Corridori suddivisi in una ventina di formazioni. Alcuni puntano ovviamente al successo di questa gara di Coppa del Mondo, ma soprattutto i selezionati nelle rispettive rappresentanze nazionali corrono con il pensiero rivolto a Lugano, cercando di perfezionare il proprio grado di forma. La fuga più importante della gara è quella del russo Saitov e la finale, tanto da essere definito il campionato mondiale dei velocisti. Dietro però il gruppo non dorme e accelera il passo per portare avanti le rispettive punte per la prevedibile volatona finale. Intanto viene annunciata una caduta di Riis, vincitore dell'ultimo tour e favorito per l'Iride di domenica prossima, che però rientra. A 10 km dalla conclusione il gruppo è ormai a 59 secondi. Ma dopo 130 km di fuga, a 1000 metri dall'arrivo, il sogno di gloria di Virenque e Saitov termina, dato che il gruppo, trascinato da uno scatenato Musseuve, li raggiunge. Tutto come previsto, quindi, si va alla decisione finale con la solita volatona che lasciamo alla descrizione in diretta dalla viva voce del nostro inviato Armando Ceroni. Musseuve sempre al comando. In terza posizione vediamo Minali, dunque in agguato il vincitore della passata edizione della Parigi Tour. Ancora Musseuve, cerca però di uscire Minali, ci prova anche Giovanni Lombardi, vediamo chi la spunta, testa a testa, e poi arriva Minali che dunque, visto il successo dello scorso anno, davanti a Tom